La Vergine è un segno di terra. Simbolicamente corrisponde al metodo e all'ordine. Anatomicamente corrisponde alle mani e all'intestino. Quanto alla corrispondenza stagionale, è legata all'immagazzinamento e alla conservazione dei prodotti del suolo. Per analogia, abbiamo una certa tendenza allo spirito di rinuncia. Le qualità della Vergine. Vediamo in primo piano una grande lucidità critica, una grande capacità organizzativa e poi la laboriosità, la modestia, l'abilità manuale e tecnica. I difetti sono la pignoleria, la suscettibilità, la tendenza a notare i difetti degli altri e la taccagneria. Il temperamento è un po' grigio, è molto legato alla quotidianità. Le professioni tipiche della Vergine sono la chimica, l'informatica, la medicina, la botanica. Buone predisposizioni per diventare archivista o bibliotecario. Lo sport favorito è l'alpinismo. Quando l'estate finisce, si chiude anche il grande ciclo della riproduzione. La natura si dissecca, si inaridisce, nei campi ci sono solo stoppie ed è invece urgente ammassare i cereali nei granai, mettere sotto vetro frutta e verdura. Ecco perché il sesto segno zodiacale nasce spesso con un complesso di inferiorità. Le sono affidati compiti umili, in apparenza poco creativi, a volte disprezzati. E invece la sua missione è importantissima. Dalla sua cura nel conservare il raccolto dipende la possibilità di sopravvivere ai rigori dell'inverno. Questo compito che la Vergine assolve benissimo consente lo sviluppo di qualità straordinarie. Prima di tutto l'attenzione, che è vigile, implacabile nel cogliere il minimo errore, poi l'abilità manuale che si traduce via via con il progredire dei tempi in abilità. Bravissima nel manovrare qualsiasi strumento, la Vergine moderna ha il suo regno fra i computer, che la affascinano letteralmente. La Vergine con la sua efficienza riesce a fare bene tutto quello che fa. Chi le vive accanto si lagnerà forse per la sua mancanza di fantasia, però imparerà ad apprezzare le sue doti nascoste e incorruttibili. L'uomo Vergine cura il suo abbigliamento fin nei minimi dettagli. È discreto, ha orrore dell'esibizionismo, è un compagno fidato, pronto a risolvere tutte le seccature. In amore stenta a decidersi, ma poi è tutto fuoco. La donna Vergine si comporta a volte con una timidezza che è in realtà paura di non essere apprezzata. Bisogna incoraggiarla con parole gentili. In amore è inizialmente arrendevole, ma poi sempre più esigente. Il bambino Vergine è ordinatissimo e un po' pignolo. Molto attento, a scuola predilige le materie scientifiche. Non disturbate mai le sue abitudini e regalategli presto un computer. La Vergine con ascendente Vergine vede accentuato il suo amore per l'ordine e per il metodo. Gli altri due segni di terra, ossia il toro e il capricorno, decuplicano le sue capacità lavorative. I tre segni d'aria, bilancia, acquario e soprattutto gemelli, inducono la Vergine a fare una vita sociale più intensa e più gratificante. Fra i tre segni d'acqua, ottimo lo scorpione, che suggerisce un atteggiamento grintoso e vincente. Troppo morbidi invece il cancro e i pesci. I tre segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, hanno a volte il potere di cambiare radicalmente il carattere della Vergine che diventa loquace e vivace. Quali sono i partner ideali della Vergine? Senza dubbio i segni di terra. Qui non ci possono essere esitazioni. La Vergine ha in comune con il toro e con il capricorno certe qualità per lei così preziose, così indispensabili, che l'accoppiamento con questi due segni risulta quasi perfetto. A
Alcune sfumature, tuttavia, sono consentite e possono diversificare questa unione. Direi che il toro è più affettivo, non solo del Capricorno, ma della Vergine stessa, e quindi può inserire nella vita della Vergine alcuni elementi più umani, più caldi, che la Vergine finisce col gradire, perché a volte il tono sottomesso, il tono di sottovalutazione che la Vergine usa per se stessa, non è completamente sincero, contiene il rimpianto di una vita più rigogliosa, più sorridente, che il toro le può offrire. Con il Capricorno invece la severità viene semmai accentuata, mentre aumenta di molto la possibilità che si trovi un terreno d'intesa nella vita professionale e nel bisogno di guadagno. Capricorno e Vergine formano un'accoppiata assolutamente implacabile nel macinare lavoro dalla mattina alla sera e ogni giorno della settimana. La loro vita certo non sarà completamente spensierata, anzi lo sarà poco. Tuttavia il fatto di poter soddisfare delle esigenze così basilari è per entrambi di grande soddisfazione. La Vergine si trova quasi stupefatta di fronte al comportamento di due dei segni d'acqua, i pesci e il cancro. Ma proprio perché la pigrizia del cancro e il caotico, geniale disordine dei pesci sono tanto lontani dalla sua natura, è possibile che vi trovi una sorta di compenso a certe sue carenze. Il suo bisogno di agire, di rimediare a tutto, di correggere gli errori, di colmare con efficienza i vuoti lasciati dagli altri, può trasformarsi in una vera soddisfazione, cioè nel poter dire: se non ci fossi io in questa casa, chissà che cosa accadrebbe del poverino. E siccome il cancro e i pesci sono felicissimi che qualcuno rimedi ai loro errori e alle loro mancanze, ecco che l'unione con la Vergine può diventare complementare, in un senso gratificante per entrambi. Un po' diversa la situazione con lo Scorpione, il quale non ha grossi vuoti di efficienza da colmare, perché lo Scorpione può essere un lavoratore molto attento, ma invece delle capacità intellettuali e un gusto un po' tortuoso di affrontare la vita che turba la semplicità della Vergine. La Vergine vorrebbe che tutta la giornata scorresse secondo i ritmi scanditi da un orologio e senza mai sgarrare. Lo Scorpione va alla ricerca del nascosto, del nuovo, dell'impensato, il che può diventare molto produttivo se i due partner riescono a convivere e accettare ciascuno una parte di quello che l'altro gli offre. Può diventare estenuante e frustrante se veramente non si riesce a creare un terreno di intesa. Di fronte ai segni d'aria, la Vergine ha un atteggiamento ambiguo. È lei stessa che a volte si ritira come nel guscio di una conchiglia per evitare le battute spiritose dei gemelli oppure le critiche abbastanza pungenti della bilancia. Quanto all'acquario, le sembra un mondo sconosciuto, ma proprio perché è un mondo sconosciuto può esserne affascinata, stimolata, attratta. E l'acquario può svolgere presso la Vergine una funzione educativa, riesce a farle capire che tutto non è sempre così ordinato, metodico, ma ci sono modi diversi per affrontare la realtà, per evitare i pericoli, per sconfiggere gli eventuali avversari. Con la bilancia, tuttavia, la Vergine ha in comune la pignoleria e il gusto della forma, e quindi una accoppiata bilancia Vergine può diventare veramente perfetta
certa in una professione, in un'attività, con quale per esempio l'architettura o l'informatica. Veramente lì l'intesa scorre in un modo magnifico. Con i gemelli sorgono conflittualità in campo sociale. I gemelli sono troppo divertenti, amano troppo la compagnia per accettare sempre sorridendo un compagno o una compagna vergine che tende invece a dire, a guardare l'orologio quando la conversazione si prolunga troppo e a contare i sandwich che gli amici stanno mangiando in casa. Salvo questo, i gemelli possono rallegrare molto la vita della vergine e renderla un po' più animata. Hanno un'influenza benefica proprio perché rifiutano di discutere con la Vergine, perché la Vergine quando comincia a discutere può perdersi in circonvoluzioni pignole, pescando il pelo nell'uovo, contestando a destra e a manca tutto quello che è contestabile. Leone, Sagittario e Ariete non l'ascoltano nemmeno. Fanno irruzione nella sua vita con una splendida baldanza, la travolgono, la costringono a uscire, a spendere finalmente un po' di soldi, a divertirsi, a accettare la vita così com'è senza avere bisogno di stringerla sempre in determinate regole. E quindi tutti e tre, direi senza grandi distinzioni, riescono a stabilire un'ottima intesa dove la Vergine finge di essere vittima di questo calore, di questa generosità di fuoco, ma alla fine è la prima a esserne contenta.